Ciao Alberto, ben trovato. Ti ringraziamo della presenza, è ovviamente un momento molto particolare per il nostro paese. Siamo collegati, come purtroppo si vede dalla scarsa qualità delle immagini, in via remota. È un momento di pit stop forzato per tutti, ma ASI si è messa comunque in moto per la solidarietà con un'importante iniziativa. Il motorismo storico è un mondo prima di tutto di valori positivi, di passione, e non potevamo in questo momento far altro che non attivarci anche noi come era giusto fosse, e quindi abbiamo dato vita insieme ad ANCI e ad UNICEF ad una raccolta fondi che si chiama Insieme per fermare il Covid, che è coordinata dalla cabina di regia della Presidenza del Consiglio. Io spero che questa raccolta fondi possa veramente essere utile, anzi sono sicuro che sarà utile allo scopo, e stiamo avendo dei riscontri estremamente positivi. Senti, qual è stata la reazione del mondo del motorismo storico a questa emergenza sanitaria? Ma guarda, estremamente positiva. C'è stata una risposta veramente unanime dei tantissimi club che abbiamo sul territorio, che hanno fatto iniziative, molte iniziative locali, e tantissime risposte anche al nostro appello dell'iniziativa nazionale. Quindi devo dire la verità, quella che è la sensibilità di un mondo basato sull'associazionismo, anche in questo caso veramente sta dando tantissimi contributi a questa situazione di emergenza, e anche, devo dire la verità, un senso di consapevolezza e di unità per quello che sta vivendo la nostra comunità, che era veramente doveroso e che comunque io mi aspettavo dalla nostra realtà. Senti, ASI sempre più accreditata e riconosciuta presso le istituzioni. Ci sono altre iniziative in questo senso? Interveniamo nella promozione non solo della cultura, ma anche dei territori, dell'occupazione, ed è proprio per tutta questa serie di motivi che siamo anche recentemente entrati a far parte della piattaforma della cabina di regia Benessere Italia, perché effettivamente il contributo che il mondo dell'associazionismo e del motorismo storico può dare allo sviluppo del paese è veramente notevole. Facciamo un rapido riepilogo del calendario ASI per i prossimi mesi, che per forza di cosa ha subito molte variazioni. Abbiamo già fermato in senso assoluto tutte le manifestazioni fino a maggio, quindi abbiamo fatto saltare Val Volante, il concorso Città di Torino, ASI Moto Show, quindi tutte le nostre manifestazioni sono obiettivamente saltate. Abbiamo già di fatto interrotto anche molte delle manifestazioni che erano previste per giugno. Vedremo se qualcosa si potrà fare a fine di questa emergenza, ma certamente non è la priorità in questo momento pensare ai nostri eventi. Io credo che sia più probabile che dopo l'estate si possa riprendere con un'attività decisamente più significativa, e quindi di fatto gli appuntamenti che noi prevediamo di poter mettere in atto sono successivi all'estate, con un punto interrogativo anche su quello che doveva essere questa festa dell'Heritage che era a Parma, quindi il Parma 2020 Heritage Show, perché il Parma 2020, chiaramente stiamo parlando della sua eventuale realizzazione, perché può essere che Parma 2020 come città della cultura si sposti al 2021. Come presidente di ASI vuoi dire qualcosa a tutti gli appassionati? A tutti gli appassionati voglio semplicemente dire che veramente io spero con tutto il cuore che al più presto questa emergenza finisca. Penso che ci cambierà un po' tutti, perché stiamo vivendo una situazione completamente nuova che nessuno si aspettava. Ho scritto anche sull'ultima lettera della manovella, e voglio ricordare una cosa che è nuova anche per noi. Abbiamo voluto mettere la manovella gratuita sul web, quindi accessibile a tutti gli italiani, quindi non solo ai soci ASI. Da venerdì 27 sarà scaricabile dal nostro sito, ma anche da altri siti dei giornali distribuiti, delle riviste distribuite sul web, e questo spero sia un altro segnale veramente di apertura e di condivisione. E sulla stessa manovella parleremo della raccolta fondi www.fermiamoilcovid.it, e quindi ecco, io direi veramente in questo momento cerchiamo tutti di dare il nostro contributo al nostro paese.